A 7 giornate dalla fine del campionato, il segreto è guardare una partita alla volta. È quello che deve fare Montecatini, che dopo la sosta forzata per l'indisponibilità del Palaterme torna in campo domenica proprio al Palaterme alle 18 contro la San Giorgese. Iniziano le partite importanti, quelle dove i due punti valgono doppio, e questa partita ne vale 4 di punti, perché Montecatini ha vinto l'andata a San Giorgio e vincendo blinderebbe il sesto posto. L'errore che non deve fare Montecatini è guardare la classifica. Il campionato di per sé è già molto positivo, mancherebbe solo da mettere la ciliegina sulla torta. Noi come sempre mentalmente affrontiamo una partita per volta, iniziamo proprio domenica contro San Giorgese, una squadra in ottima forma perché viene da 5 vittorie consecutive. Noi faremo di tutto, come ogni volta, per vincere, anche per una situazione di classifica, nel senso che vogliamo andare 2-0 negli scontri diretti anche con loro e soprattutto aumentare un pochettino la forbice tra noi e le nostre inseguitrici. Sì, perché la tendenza sarebbe quella di guardare la classifica e il calendario, ma la logica impone di affrontare una partita alla volta e vedere poi dove siamo in classifica. Indubbiamente sì, a noi mancano 7 partite alla fine della regular season, ci sono 14 punti in palio e è troppo presto per guardare la classifica, può succedere tutto e il contrario di tutto. La cosa migliore da fare per una squadra come la nostra è assolutamente non fare calcoli, non l'abbiamo fatti fino adesso e non li dobbiamo fare da ora in poi. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati sulle nostre cose, come detto, affrontare una partita per volta e poi alla penultima giornata iniziamo a guardare la classifica e a fare due calcoli, non prima. San Giorgese, che squadra vi attende, considerando che ha vinto 6 partite in trasferta? Sì, ha vinto tanto in trasferta, il loro modo di giocare è molto... è a ritmo molto alto, hanno dei giocatori che fanno del ritmo alto, del contropiede e dell'uno contro uno le loro priorità, come Tassinari, Falconi, l'interno Lenti con il terno molto muscolare e fisico, Sebastiano Bianchi, quindi per noi il segreto sarà indubbiamente rallentarli il ritmo e farli giocare contro la nostra difesa schierata.